Picasso e Noto rientra nell'ambito di quello che è il progetto un po' più ampio di Noto Città d'Arte, e quindi è figlia di un progetto che è partito 3 anni fa con Warhol e Noto, poi Chagall e Missoni, e adesso abbiamo innalzato la qualità perché comunque Noto dispone di tutte le caratteristiche e i requisiti per essere una città d'arte, che significa vivere 12 mesi l'anno, perché questa è la forza, la potenza delle città d'arte. Noto probabilmente ha ancora bisogno di acquisire questa credibilità. Nel momento in cui si convince di questo progetto, secondo me, sul prodotto interno lordo della città, sulle opportunità occupazionali, potrà volare. Qui è solo un fatto culturale, no? Quando le persone e gli operatori hanno capito o capiranno che con la cultura si può mangiare, naturalmente ci sarà più attenzione, quindi il nostro compito è un po' quello di alfabetizzare, educare, far capire e dimostrare che si possono suscitare degli interessi anche di tipo economico, e quindi quando l'operatore lo capisce, secondo me collabora ampiamente senza nessun problema. Parliamo di 208 opere, bene o male Picasso l'hanno visto tutti. Noi cosa abbiamo fatto in questa mostra? Abbiamo voluto creare un ensemble di quelle che sono state tutte le tecniche che ha utilizzato Picasso, quindi parliamo di acqueforti, acquetinte, di oli, di gouache, di pastelli e di ceramiche, per cui in un colpo solo uno ha la possibilità di poter capire quelle che sono le tecniche di questo grandioso artista. Un progetto che abbiamo fatto partire 3 anni fa, aveva già nelle corde, nella programmazione, la possibilità di portare avanti altre iniziative, ma come tutte le cose che nascono avevamo la necessità di verificare se la risposta era adeguata alla grande qualità degli eventi che stavamo organizzando. Andy Warhol è andato benissimo, Chagall con la presenza anche di Missoni hanno fatto dei numeri strepitosi, Picasso penso che sarà altrettanto visitata e altrettanto ben apprezzata dai nostri turisti. Tre realtà diverse, tre artisti diversi, ma hanno un comune denominatore. Il fatto che testimoniano, se ce ne fosse ancora bisogno, del ruolo di apripista, capofila, definisco in questo modo perché a me piace sempre includere, di Noto nell'ambito del Val di Noto come città d'arte, città di cultura. Abbiamo bisogno di essere un'area ampia, un'area vasta per poter attrarre sempre più con grande determinazione i flussi turistici di qualità e non di quantità che arrivano dalle varie parti del mondo. A questo abbiniamo un aspetto molto importante che è quello legato alla nostra terra, alla nostra agricoltura. Abbiamo bisogno che la città d'arte, la città di cultura abbia insieme aspetti legati alle radici, alla nostra terra, alla produzione della nostra terra di eccellenza. E la convention delle città del vino del prossimo 27 e 29 aprile rappresenta sicuramente un ulteriore elemento per fare comprendere che dalla grande qualità dei nostri prodotti, cioè la grande qualità del nostro cibo, determina quello che è un assioma importantissimo legato al cibo che è cultura. Per cui cibo è cultura, l'arte è cultura, tutto ciò che ci fa apprezzare la bellezza e ci dà la possibilità di gratificarci alla vista di tutto ciò che si sta realizzando sicuramente è elemento che è vincente per il futuro. Ecco, noi vogliamo essere non unici ma capofila di un progetto che deve avere come protagonista il Val di Noto.